Credo che Noto Antica non sia più quella vaga espressione geografica alla quale eravamo abituati. Sono parole di Francesco Balsamo, presidente dell'ISVN, l'Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Note delle sue antichità, secondo cui oggi si tratta di utilizzare al meglio quel sito che senz'altro porterà effetti positivi per l'economia dell'intero territorio. Bentrovati, bentrovati all'avvocato Balsamo. Ecco, io inizierei direttamente con Nota Antica, visto che fra l'altro la nostra chiacchierata verte tutta su questo antico sito. Nota Antica, appunto, un sito archeologico di straordinaria importanza, ma ancora ad oggi poco sfruttato. Molto conosciuto, ma poco sfruttato. In effetti è così, e fu la missione, se mi si consente questo termine, che si assunse l'ISVN nel 1970, perché Noto aveva vissuto nel 1874, quindi un secolo e mezzo fa, quella triste pagina che vide la concessione in enfiteusi del sito di Noto Antica, quindi del patrimonio di storia, di cultura e di arte che giaceva sotto le rovine, concesso dal comune in enfiteusi per averne un reddito. Una pagina vergognosa che l'ISVN si propose nel 70 di rimediare con il progressivo progetto di riacquisizione del demanio comunale. Ci siamo riusciti nell'arco di molti decenni, ma siamo giunti alla fine di questo progetto perché ormai tutto l'intero sito appartiene al comune. Il primo acquisto avvenne in occasione del centenario della Bienazione nel 1974, grazie ai nostri amici che si trovavano loro in giunta, il padre del professore Rosa, che era assessore, e il professore Costantino Guastella, che è attualmente ancora il nostro affezionato socio. E rimangono da acquistare soltanto i caseggiati. Sono tre, uno dei quali particolarmente importante, ma molto vasto, che sorge proprio al meridione, si affaccia sulla valle del Turbo, e quello della signora Klein, tedesca, che l'ha acquistato recentemente, che insiste sui ruderi del convento dei Cappuccini, che a sua volta in precedenza era stato il castello di Manfredi alla Buona. Quindi sicuramente là sotto quelle rovine ci sarà molto da scoprire. Quindi, una volta conclusa questa procedura, quel cancello all'ingresso di Nota Antica, ma ritengo anche dalla parte del Turbo, ci sarà qualcosa che chiuderà e non consentirà l'accesso ai mezzi? E fin d'ora si potrebbe chiudere. In effetti io, quando ero assessore con la Giunta Lardo, avevo disposto la chiusura. Ma l'indomani, dico l'indomani, dalla posizione del Lucchetto, scomparve il Lucchetto completamente, abbiamo fatto una denuncia, sappiamo con ragionevole probabilità di estate, purtroppo il sindaco di allora non ha più voluto procedere alla chiusura. Sono tornato alla carica con il sindaco Bonfanti e forse sarà ora l'occasione per procedere finalmente all'effettiva chiusura e quindi alla protezione notturna almeno del sito, quando entrerà a regime il progetto IFEM, sul quale magari poi mi soffermerò. Perché Nota Antica è ritenuto un palinsesto unico nel suo genere al mondo? Ecco, questa è una bellissima definizione che diede un autorevole archeologo accademico dei Lincei, il professore Michelangelo Cacciano di Azevedo, allorché il professore La Rosa, mio carissimo amico, scomparso 2 anni fa, e lo portò a visitare le rovine. Disse: a mia memoria, io non ricordo di aver visto in tutto il mondo un sito archeologico in cui dalle sedici preistoriche si arrivi alle vestigia classiche e poi addirittura tutte le altre civiltà fino al barocco, perché sappiamo bene
che il barocco, contrariamente a quello che è la Vulgata, non è nato con la nuova nota. Il barocco era già presente massicciamente, posso dire, a nota antica fin dalla fine del Cinquecento, quando la Casa Senatoria fu progettata da un architetto fiorentino, addirittura Bartolomeo La Scala. Quindi c'erano dei contatti di altissimo livello anche con gli architetti più in voga del tempo. E poi abbiamo avuto anche altri esempi importantissimi, il Collegio dei Gesuiti, architetto Masuccio, gesuita di Malta, e via via discorrendo fino ancora all'architetto anonimo, ma certamente di grande peso, che costruì la nuova chiesa del Carmine sulle antiche rovine della chiesetta di San Martino. Quindi il professore rimase meravigliato che noto non avesse provveduto nel tempo a valorizzare adeguatamente questo sito. Quindi si scandalizzò, possiamo dire, come si era scandalizzato alla fine dell'Ottocento il professor Airaghi quando pronunciò quelle belle frasi, disse, cioè, no, non mi pare vero, dice, che i notenesi così civili abbiano lasciato qua un gioiello meraviglioso, una vera Pompei. Difatti allora nacque anche l'espressione Pompei medievale che dobbiamo al professore Airaghi. Quindi è previsto un nuovi scavi per portare alla luce qualcosa che voi magari sapete esistere ma che non è venuto ancora alla luce per mancanza di fondi o di una campagna di scavi? Ma vedere, c'è un'intera città sottoterra. Sappiamo da Tortora, il frate francescano che a 20 anni dal terremoto scrisse quella breve notizia che riassumeva tutte le bellezze della città. Sappiamo che c'erano 56 chiese, 10 tra grandi e piccole, e di moltissime noi già, noi Isman, abbiamo individuato la possibile ubicazione. E molti palazzi nobiliari, uno dei quali è quello che vi descrive, del barone Belludia, che è proprio di fronte ai Gesuiti, che aveva un bellissimo balcone barocco, anche questo, con una quadriga alata. Quindi c'erano veramente delle manifestazioni artistiche di grandissimo rilievo. Basterebbe riportare alla luce 3 o 4 chiese, Chiesa Madre, Crocifisso, Carmine ed altre, per avere già un grandissimo imbarazzo di dove riporre il reperto, perché sicuramente troveremmo, fra l'altro, molti sarcofagi importanti. Vedi quello del barone Antonello Caruso, del medico Tamagnino ed altri, inutili che facciamo, scendiamo nei particolari. Quindi è un patrimonio immenso che certo non è facile portare alla luce, basterebbe semplicemente ridurre alla previsione realistica di un progetto minimale di 3-4 edifici. Per uno, per la Chiesa Madre, probabilmente emergerà qualcosa di concreto fra qualche mese, perché c'è un progetto del quale ancora non mi sento autorizzato a parlare nei particolari, ma c'è un progetto che coinvolgerà alcune università e la sovrintendenza. E lì se ne è stato chiamato a dare anche il suo apporto. Quindi almeno la Chiesa Madre potrebbe essere come da stimolo per la ricerca di altri monumenti. A proposito di progetti, lei faceva cenno anche al progetto EFIAN che è stato presentato di recente, questa nota antica virtuale che un po' tutti abbiamo conosciuto in quest'ultimo periodo. Sì, è un progetto di grande interesse perché finalmente coinvolge anche le iniziative private, le imprenditorie private, oltre al finanziamento pubblico. E la chiave di volta è questa: il comune è chiaro che non potrà mai avere fondi per poter fare qualcosa di veramente significativo. Il segreto sarà nel trovare imprenditori di peso e disposti a cacciare i soldi. Va bene, e investire in una grande operazione culturale che ovviamente si rivolgerebbe poi in un grande interesse anche economico per chi volesse assumersi questa grande impresa. Una domanda, e siamo alla fine della nostra trasmissione, una domanda che un po' tutti fanno quando arrivano a Nota Antica è la difficoltà della strada per accedere poi dalla Porta della Mondana. Faccio riferimento a quel ponte, una strada molto stretta che a volte provoca anche seri problemi alla viabilità. Ma
abbiamo già risolto, grazie al nostro intervento, il problema interno, perché un'altra cosa sciagurata che fece il Comune in anni più recenti, 1963, fu quella di cedere alla provincia la strada interna, quindi avevamo una servitù di un altro ente dentro l'Ottantino. Questo è stato risolto. E, dal presidente Bono della provincia ero riuscito ad ottenere anche il progetto di ampliamento del tratto che va dal Biglio Cugno Vasco, dove c'è, inizia la stretto, fino alla porta. E l'ho seguito personalmente, abbiamo portato i tecnici sul posto, è venuta la sovrintendenza, hanno dato il parere favorevole. Purtroppo con il commissariamento delle province questo progetto è rimasto sulla carta. Quindi ho chiesto al Comune, allora parlare con, se non ricordo male, con l'assessore Freddi Terranova, di rivolgersi al commissario della provincia per cercare di portare il compimento questa pratica. Purtroppo la provincia sappiamo in quale situazione di limbo si trova e non so se e quando questo progetto, che è assolutamente essenziale per lo sviluppo, certo, di Notantino, potrà vedere poi la realizzazione. Grazie all'avvocato Balsamo, grazie a quanti ci hanno seguito da casa, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.